Salve da Gino Spolaore. Andremo a fare un viaggio adesso, andremo a vedere le bellezze del Sebino, una zona tra Brescia e Bergamo. Andremo a vedere l'animazione turistica in questi posti, che è veramente meravigliosa, lo sport che viene praticato, i pesci e le torbiere del Sebino, un posto veramente, veramente meraviglioso. Contornato da una natura incontaminata, non mi resta che per il momento salutarvi, ci vediamo dopo. Il lago di Iseo Sebino è un lago alpino di origine glaciale, alimentato dal fiume Oglio, che entra nei pressi di Costa Volpino e ne esce fra Paratico e Sarnico. È punto di riferimento al centro di un comprensorio tra le province di Bergamo e Brescia, caratterizzato da un clima mite tutto l'anno. Il lago di Iseo è culla di un'ottima tradizione della nautica da diporto, fatta da antiche esperienze e tradizioni. Un altro posto meraviglioso per le escursioni è Montisola, la più grande isola lacustre europea. Raggiunge 600 metri di altezza ed è caratterizzata da una vegetazione tipicamente mediterranea. L'isola è percorribile a piedi o in bicicletta lungo i suoi 20 km di strade. Ricordiamo le piramidi di Zone, che sono dovute all'enorme deposito di morenico, lasciato durante la terza glaziazione. Inoltre l'antica via Valeriana, strada risalente all'epoca romana, costruita per facilitare i commerci tra la pianura e le montagne della Val Camonica. Percorrendone i vari tratti a piedi o in mountain bike, sorprende l'alternarsi di santuari, punti panoramici, mozzafiato e fitti boschi. Thank you.
L'ambiente vegetale di grande valore paesaggistico e naturalistico che caratterizza le torbiere del Sebino sarebbe il risultato di una serie di interventi di bonifica, di regimazione delle acque di superficie e soprattutto di scavo per l'estrazione della torba e dell'argilla. L'escavazione della torba, in particolare, ha radicalmente alterato il paesaggio. Oltre alla sua notevole importanza ecologica, il valore di questa zona è grandissima sia per il contesto morfologico in cui è inserita. La riserva delle torbiere del Sebino, trovandosi nel centro della pianura padana, così intensamente antropizzata e coltivata, riveste un'importanza ecologica, una vera oasi nel deserto per migliaia di uccelli e la grande quantità di specie di piante palustri, di pesci e insetti. Siamo arrivati alla fine, alla conclusione di questo percorso insieme alla natura, alle bellezze del Sebino. Abbiamo visto Lago d'Iseo, Montisima, abbiamo visto l'animazione turistica nei campeggi, quella che viene fatta proprio per seguire i turisti e per farli divertire durante la stagione estiva, e abbiamo visto anche i percorsi che si possono fare in mountain bike. Non mi resta che salutarvi, certamente alla prossima.